Ci siamo, primo giorno di Lucca collezionando, siamo pronti, questo è lo stand dello ZTN che mi ospita, già si sta animando, siamo pronti, andiamo a fare un giro al volo. Lo stand dell'Anis, ancora Zagor, Michelatti Stalli, Peter Tex, due Tex addirittura, due Tex is meglio che one. Qui ancora non hanno aperto gadget, action figure e cose varie. Dobbiamo ancora andare a vedere dove sono tutti, però insomma questo è un dietro le quinte che normalmente non vi capita di vedere. È un dietro le quinte, qui c'è mostre. Questa è la sala incontri, eccola qua. Tavole in esposizione, Alfonso Font e Claudio Villa, tanta roba, ancora fumetterie, stand, venditori, anafi. E poi vi volevo far vedere le due esposizioni di due collezioni dei Masters, poi ve le faccio vedere per bene, una qui e l'altra è di là, dopo vi faccio vedere meglio. Laurenti sta schiacciando. Ho le prime 20 pagine di sceneggiatura, mo appena finisco questa mi dedicherò a... pensavo di riposarmi un pochetto, se no non ce l'ho rimesso all'opera. Siamo impegnativo abbastanza. Guardate che poi ti devo dare il lavoro di Mauro.
secondo giorno di Lucca collezionando, alle 12 ci sarà la live in streaming più l'evento qui dal vivo, quindi l'ansia è salita a manetta e adesso vi faccio fare un giro prima che arrivi la folla. È ancora tutto tranquillo, la quiete prima della tempesta. Ah, vi volevo far vedere bene la collezione, l'esposizione dei Masters. Intanto qui continuano i preparativi per l'apertura, colonna, quindi vi volevo far vedere, guardate che spettacolo. Ciao. Oh, buongiorno, eccolo qua, guardate, e poi qui buoni e cattivi. Li vedo anche provati pure loro. Eccolo qua. Questo mi manca, per esempio l'ho trovato a un prezzo stracciato, me lo sono fatto sfuggire. Bellissimi. Insomma ragazzi, sono tantissimi, tantissimi, e questa è solo la prima parte della collezione, cioè una delle due collezioni, perché sono due collezioni che si sono unite. E adesso vi faccio vedere anche l'altra, questa, guardate che spettacolo, queste non ne vedrete tante montate così, guardate che roba. Bello. E poi l'altra collezione, che è questa di qua. Questa non la conoscevo. Anche quest'altra versione di Battlecat, di Panther. Della serie 200X. Guardate che bello. Dal vecchio, dal vintage al nuovo. Bella, questa è quella nuova. Questa è quella che è appena uscita. Molto bello. E qui abbiamo questi bellissimi, e poi il cofanetto per i 40 anni in edizione speciale, che ha provato anche lui, è crollato, ma questo l'avete visto anche sul mio canale, perché questo l'ho recensito anche io. Tavole, disegni, smetterie, Avalon Comic Art, tanta tanta roba. Action Figure Ties, quella è l'area interviste, qui c'è un po' di tutto, compresi anche i dischi. Oh, Candy Candy, che roba ragazzi, sempre un piacere vedere Giancarlo Alessandrini che disegna. Thank you.
Ed eccoci qui ragazzi, tornati stanchi ma felici da questa Lucca Collezionando 2023. È stata una Lucca veramente bellissima, perché? Perché a Lucca Collezionando ci sono tantissimi autori e quindi tu passeggiando per la fiera puoi salutare e scambiare due parole con Claudio Villa, con Giancarlo Alessandrini, con Lucio Filippucci, con Matteoni, con me ne vengono, adesso ne ho detti 3 o 4 così per buttarveli lì, con Alfonso Font, 3 o 4 da buttare lì, ma sono tantissimi gli autori che potete incontrare, Tito Faraci, potete incontrare a Lucca Collezionando così, magari mentre curiosate tutti e due dallo stesso banco. Quindi posto straordinario, posto bellissimo. E quest'anno poi, come avete visto, e se non l'avete visto andatela a recuperare, il salotto di Sheldon è sbarcato a Lucca Collezionando. Abbiamo fatto una puntata speciale del salotto di Sheldon con tantissimi disegnatori, autori ed editori, che è andata in live streaming su due canali YouTube contemporaneamente e in più dal vivo, nella sala che era strapiena e c'era gente in piedi ad ascoltare il salotto di Sheldon. Quindi grazie, grazie a voi che seguite il canale, grazie a voi che siete iscritti al canale, ma soprattutto grazie a tutti i disegnatori, gli autori, gli editori, chiunque lavori nel mondo del fumetto che abbia partecipato in qualche modo ai tre chiacchiere o alle 64 puntate del salotto di Sheldon, affinché poi questo format possa essere arrivato a Lucca Collezionando. Ma io che cosa ho riportato via da Lucca Collezionando? Ho riportato via diverse cose molto interessanti. Intanto c'era Ivan Bigarella, amico del salotto di Sheldon, perché abbiamo fatto la chiacchierata insieme, ma perché insomma c'è spessissimo il giovedì sera, e che ha fatto tantissime cose straordinarie, come la variant del 3005, come la storia di Cornelius Scott, come la storia che era in edicola fino a ieri sul topolino della scorsa settimana, perché oggi è mercoledì, è uscito quello nuovo, dove c'era la storia fatta per gli Stati Uniti tutta a mano e a tempera, straordinaria quella storia, e insomma un grandissimo artista che in pochissimo tempo è diventato uno dei più apprezzati nel mondo Disney. Qualche settimana fa lui fece questa copertina per il numero 3506, eccolo qua, 13-14, già 8 settimane fa ragazzi, già 2 mesi fa fece questa copertina. Durante il salotto ci fece vedere un po' di copertine scartate. Quando disse questa non me l'hanno accettata per questo, questa per quest'altro, a un certo punto ne comparve una che erano solo degli schizzi fatti su un foglio bianco. Ne comparve una e dissi no, questa è spettacolare, bellissima. Beh, da questo Lucca Collezionando io mi riporto esattamente quella copertina. Eccola qua, spero che inclinandola non ci sia il riflesso. Io mi porto questa copertina qui, guardate che spettacolo che è rispetto a quella che poi è stata scelta. E quindi per fortuna non è stata scelta, perché ce l'ho, io ce l'ho, eccola qui. E ovviamente firmata e dedicata da Ivan Bigarella, veramente bellissima. Poi vedere, ragazzi, poi vedere, guardate qui il dettaglio, vedere il tratto della matita, come nasce il personaggio, come viene abbozzato il personaggio, ragazzi. Questa sta andando sul muro, sono felice come un bambino, perché, perché è bellissima, perché è straordinario, col paperinic sopra così, mamma mia, grande. Poi, allora, la menzione speciale la faccio alla fine del video, quindi questa la lascio qui e la lascio alla fine del video, la menzione speciale. Poi, al salotto di Sheldon, live lì, c'è stato anche Francesco Matteuzzi, che è venuto più volte al salotto, anche 2 settimane fa, credo, era al salotto per presentare il suo libro su Schulz, fatto insieme con, mi perdonerai, il ragazzo che ha fatto il volume con lui in questo momento, mentre registro non mi viene in mente, ma lo trovate facilmente nella puntata del salotto di Sheldon, e lui mi ha fatto, cioè tutto è passato e mi ha detto, guarda, il mio Martin Mister privato, tra l'altro, tiratura limitata a 250 copie, ragazzi, bellissima, e la mia è la 162, e vi faccio solo vedere, ragazzi, che spettacolo, ma che cosa, che chicca è questa, che chicca è. E quindi grazie a Francesco Matteuzzi che mi ha fatto omaggio di questa copia. Poi è passato un ragazzo, sì, perché io sono un signore, lui è un ragazzo,
che segue il canale, si chiama Pierluigi Abbondanza, spesso mi aveva scritto e mi aveva detto grazie per la compagnia che mi fai con i tuoi tre chiacchiere col salotto quando io disegno. Arriverà un tre chiacchiere con lui perché sta facendo delle cose straordinarie. Questa è la prima cosa che fa in Italia. Si chiama Nenia, il tempio di carne. Eccolo qua. Ed è edito da un altro amico, da Annexia, che è un altro amico del canale. Anche con lui arriverà qualcosa di molto interessante. Grazie mille Pierluigi per seguirmi e grazie mille per avermelo schiacciato e dedicato. Eccolo qua, bellissimo, bellissimo, bello, 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 bello. Non vi faccio vedere che cosa c'è dentro. Cosa c'è dentro perché è abbastanza... Vediamo se trovo delle tavole che vi posso far vedere. Ecco, vi posso far vedere l'inizio così. Molto, molto, molto bellissimo, bellissimo. Grazie per Luigi davvero. Poi, allora, io ho fatto il primo evento dal vivo a Roma del Salotto di Sheldon il 10 settembre scorso. Prenotatevi, organizzatevi, già fermate le ferie e tutto, perché il 9 settembre prossimo 2023 si replica con il Salotto di Sheldon Comics and Talk 2023. Uno dei più grandi onori, forse il più grande onore del primo evento è stato che Giancarlo Alessandrini ha disegnato la locandina dell'evento. Lui non è potuto venire all'evento, purtroppo è stata una cosa che mi è dispiaciuta da morire, però l'ho incontrato in fiera, avevo ancora una litografia con la sua locandina e me la sono fatta firmare. Questa adesso va incorniciata, ragazzi, è il mio primo evento, quindi va assolutamente incorniciata e messa lì la locandina del mio primo evento firmata da Alessandrini. Dopodiché è venuto un altro di voi e mi ha portato due disegni, due tavole fatte da Alessio, non riesco a leggere la firma, però mi perdonerete, tu che me li hai portati, scrivilo qui sotto per correttezza, io non riesco a leggere dalla firma, e mi ha portato queste due bellissime tavole, tra l'altro a mano in 8-bit con stima e simpatia. Eccolo qua, guardate che splendore, guardate che spettacolo, e quindi per favore palesati qui sotto, per avere il giusto riconoscimento da chi sta guardando il video, per questi bellissimi disegni, per questi straordinari disegni. Grazie, grazie a chi me l'ha portato e grazie a lui che li ha realizzati e ci ha scritto a mano il 8-bit con stima e simpatia. Dopodiché passiamo alla menzione speciale, perché al salotto, a Lucca Collezionando, a sorpresa mi sono ritrovato un fedelissimo del canale che è Carlo, e è stata una gioia enorme vederlo dal vivo. Carlo, mi perdonerai se magari non sono stato così caloroso, se non sono stato così, ma ero veramente cotto, cioè ho dormito 6 ore in 3 giorni, quindi ero veramente cotto, più la tensione per l'evento dal vivo, più insomma praticamente ero completamente fuori fase, anche per come me ne sono andato. Carlo, perdonami, veramente ci penso ancora, e io gli ho fatto fare delle litografie firmate e lui me ne ha fatta fare una che era in fila per il grandissimo Alfonso Font. Quindi eccolo qua, Aloma Alfonso Font 2023, per Manuel cordialmente Alfonso Font Lucca 2023. Eccolo qua, anche questo finisce sul muro, anche perché queste litografie che davano alla firma proprio allo stand, al tavolo di Lucca Collezionando, è una tiratura limitata a 80 pezzi. Eccolo qua, questa è la 61 di 80, quindi Carlo, grazie, grazie da morire. E poi Carlo, perché è una delle persone più buone, più brave, più generose, più incredibili che seguono il canale, ma per tante cose, non per queste due cose che adesso vi faccio vedere. Una è appunto Alfonso Fonte e l'altra che vi sto facendo vedere, ma perché già da quando segue il canale già ha dimostrato nei miei confronti, anche di altri, una gentilezza d'animo, una bontà, una disponibilità. È veramente una persona speciale, Carlo. Grazie, è stato bellissimo incontrarti, ogni volta è un privilegio incontrarti, parlare con te o quando partecipi alle live, dico sul serio. Era lì, mi faceva vedere delle cose che aveva comprato, e aveva comprato Tom's Bar, eccolo qua. Tom's Bar, esattamente in questa edizione, io ce l'avevo, e quando, sapete, ho venduto tutta la mia collezione di fumetti due volte, eccetera, eccetera,
E io ho detto: no, che bello, lo voglio, che banco ce l'aveva che lo vado a prendere? E lui mi ha detto: no, ce n'era una copia sola, tieni, te la do. E tu, scusa, ma tu, ma io ce l'ho ricomprato perché ce l'hanno lì a un prezzo stracciato, l'ho ricomprato. E io mi sono sentito veramente in difficoltà. Ricambierò dandogli una cosa che già lui sa, insomma, io adesso gliela spedirò. Come trovo quel numero che mi manca, Carlo, te lo mando. E ragazzi, se nessuno avesse mai visto Berardi Milazzo, Tom's Bar, un capolavoro. Poi, ragazzi, questa edizione è quella che c'avevo io. C'ho odore di anni 90, ragazzi. C'ho odore di anni 90, guardate. Prezzo 7.000 lire. Ragazzi, questa è Berardi Milazzo, Tom's Bar, capolavoro assoluto, ma soprattutto questo ce l'ho nel cuore. È uno dei primissimi volumi che ho comprato quando ho scoperto che oltre ai fumetti di Bonelli c'erano i volumi, c'erano i cartonati, c'era tutto un mondo da fumetteria, non era tanto da libreria, da fumetteria, che io non conoscevo. Uno dei primi, un primissimo in assoluto, è stato un volume di Bourgeon, e poi c'è stato Il respiro e il sogno e Tom's Bar. Quindi averlo recuperato, e grazie Carlo, mi hai fatto veramente... No, felice, mi hai riempito veramente il cuore per l'oggetto, ma per quello che rappresenta per me questa edizione di Tom's Bar. Quindi grazie, grazie davvero. E quindi che cosa mi porto indietro? Mi porto indietro dei disegni, delle prove di copertina, delle stampe firmate, un fumetto, due fumetti, tre fumetti con quello di Matteuzzi, ma mi porto dentro un affetto da parte vostra, che siete venuti a salutarmi, che mi avete incrociato in fiera, veramente io, clamoroso. Chi se ne frega degli iscritti, chi se ne frega delle visualizzazioni, quando ci sono delle persone così che mi seguono, delle persone che sono venute al salotto, facciamo il tifo per te, sono venute lì a vederlo, hanno fatto le foto, hanno distribuito le foto sui social, veramente delle persone straordinarie. Non vi nomino perché non mi ricorderei i nomi di tutti, ma voi lo sapete perché siete venuti a Lucca Collezionando, abbiamo parlato, siamo stati un pochino insieme, mi avete anche invitato ad andare a pranzo fuori, ma io ero legato allo stand, era veramente un problema, ma è come se avessi accettato, e succederà magari la prossima occasione. Magari a Lucca Comics and Games a novembre. E quindi mi riporto dentro l'affetto vostro, di tutti quelli che mi hanno incontrato, l'affetto dei disegnatori, degli autori, degli addetti ai lavori, che sono stati gentilissimi, hanno partecipato al salotto, ma chiunque poi è stato gentilissimo, non lo so, mi viene in mente Alessandrini, ormai non ho più parole per lui, per la sua gentilezza e disponibilità, ma Giorgio Pontrelli, che l'ho incrociato, era assediato dalla gente, lui si è alzato per venirmi a salutare, quindi questi sono gesti che io non dimentico e che mi riempiono il cuore di gioia. E quindi mi porto dietro una bellissima esperienza, quella del salotto, ma quella di Lucca Collezionando, degli amici come Gianluca e come altri che sono appunto venuti al salotto, degli artisti straordinari, Mauro Laurenti, Marcello Mangiantini, Moreno Chiacchiera, veramente Matteuzzi, Antonio Lucchi che ho incontrato, Giuliano Piccinino, Moreno Burattini, ma veramente tutto lo staff di Cronaca di Topolinia, primo tra tutti Salvatore Taormina, Elena Mirulla, Luciano Costarelli, che io sono andato lì per dargli il 5 per salutarci, e lui mi ha abbracciato. È stata una delle cose più belle della fiera, perché è stata una cosa spontanea, una cosa affettiva. È vero che quasi tutti i giovedì li passiamo insieme, però ecco, adesso ve lo sto raccontando, adesso ci sto parlando, non lo so, tutto questo affetto, tutta questa disponibilità, tutta questa gentilezza nei miei confronti mi commuove. Sarò scemo, ma quando ho aperto il canale sapevo che non sarei mai stato un canale da 100.000 iscritti, 200.000 iscritti. Speravo che diventasse un punto di riferimento per persone che parlano di cose nerd, per alcuni lo è, ma soprattutto c'è tanto tanto affetto da parte di tutti voi, che siate persone che seguono, addetti ai lavori o appunto semplici spettatori, nei miei confronti, e questa è la più grossa ricompensa che io possa avere per tutti i miei sforzi e per tutte le cose che faccio con una gioia enorme. Ma sappiate che c'è tanto lavoro, tanta tanta fatica, che faccio con tantissima gioia, e che viene completamente annullata ogni volta che incontro uno di voi. Ripeto, che siate disegnatori, artisti che lavorano nel mondo del fumetto o semplici spettatori del canale. Quindi grazie, grazie, grazie. Ci prepariamo per la festa dei 9.000, non manca tantissimo. E quindi vi ringrazio enormemente di tutto.
Noi ci vediamo domani sera per la 65esima puntata del Salotto di Sheldon. 65 puntate consecutive del Salotto di Sheldon, e ieri sera andate a recuperare un'altra bellissima puntata dei Collezionisti Anonimi. E sto preparando un format molto molto intrigante, secondo me un format veramente bello, dove parleremo di cose artistiche, di cose che sono inerenti all'arte a 360 gradi, quindi musica, pittura, letteratura, scultura, eccetera eccetera. Ma ne parleremo in pantofole, ne parleremo in pigiama, ne parleremo come si parla di fumetto al Salotto di Sheldon, quindi tra amici, tra in serenità, in rilassatezza, divertendoci anche. E quindi insomma sto preparando insieme ad altre persone straordinarie, degli artisti straordinari, un format nuovo che spero vi piacerà, che se tutto va bene dovrebbe partire da lunedì 3 aprile. Con questo vi saluto, buona giornata e ci vediamo domani sera al Salotto di Sheldon. Ciao ragazzi.